Il sindaco De Magistris e l'assessore Fucito hanno ricevuto questa mattina a Palazzo San Giacomo una delegazione di 16 bambini del popolo Sahrawi, che nell'ultimo mese sono stati ospitati a Napoli grazie al lavoro svolto dall'associazione Bambini Senza Confini Onlus nei locali del plesso Madonna Assunta del 73° Istituto Comprensivo Michelangelo Ilioneo di Bagnoli. Lo scopo dell'iniziativa è quello di testimoniare le battaglie del popolo Sahrawi che dal 1975 attende il riconoscimento all'autodeterminazione. La lotta per la liberazione del popolo Sahrawi va avanti da moltissimi anni. Io l'ho sostenuta da parlamentare europeo con forza, adesso la sosteniamo come città, io come sindaco, tutta l'amministrazione, ho l'assessore Fucito, l'assessore Palmieri, hanno fatto un bellissimo lavoro. Questi ragazzi stanno a Napoli, hanno partecipato alle attività delle nostre scuole, si sono integrati con i bambini napoletani, hanno giocato a pallone, hanno visto la città, hanno cantato O Sole Mio, sono già diventati tifosi del Napoli, quindi Napoli città accogliente. Speriamo di contribuire nel nostro piccolo alla liberazione di un popolo, alla loro autodeterminazione, poter vivere in pace nei loro territori. Durante la loro permanenza a Napoli, i bambini sono stati seguiti in particolar modo dai ragazzi dell'Istituto Fonseca, che hanno realizzato un'esperienza formativa di laboratori e attività ludico-ricreative. I bambini vengono inoltre sottoposti a controlli medici ed eventuali cure grazie ad un accordo stipulato con il Santo Bono. Noi abbiamo una grande ricchezza, abbiamo un tessuto associativo che volontariamente a Bagnoli ha chiesto di utilizzare la scuola, ha votato nel consiglio di circolo, abbiamo genitori che hanno lavorato, montato cucine, trasportato letti per accogliere i bambini Sahrawi e per far sì che i propri figli di Napoli stessero con questi bambini. Inoltre abbiamo un'associazione che per un anno intero vende torroncini, piccoli doni, piccole cose, raccoglie le risorse e paga il viaggio. Quindi questo ci onora e ci abilita ad una relazione piena con un popolo che fa della difficoltà il suo purtroppo pane quotidiano, e l'incontro tra due popoli e due comunità che condividano una sete di riscatto e di partecipazione.